Demossi e a tutta la sua squadra, perché veramente siamo convinti che porteranno il cambiamento anche alla meravigliosa Siena. Bene, grazie Tiziana, e adesso un saluto dall'onorevole Manfredi Potenti, un saluto. Siena, buongiorno, vi porto il saluto dalla Camera dei Deputati, dove abbiamo iniziato a lavorare, finalmente. Abbiamo iniziato a formare le commissioni parlamentari proprio ieri, abbiamo nominato ed eletto i nostri rappresentanti in tutte le commissioni, finalmente saranno operative a servizio dei nostri cittadini, finalmente potremo semplificare tutto quel marasma di norme che rallentano l'economia e rendono difficoltosa la vita in questo Paese. Norme fiscali complicatissime, contraddittorie, norme legali che non ci permettono di tutelare l'abitazione privata. Ci sono delle contraddizioni enormi in queste norme che si sono stratificate per decenni e nessuno ne ha mai saputo strigliare e risolvere il bandolo della matassa, come si dice in Toscana. Io vi ringrazio, un altro livornese del BAM, Marco Landi, il vostro commissario provinciale, un ragazzo che conosco da poco tempo, si è avvicinato alla Lega, ha costruito una squadra di Isola Deva e qui ha costruito un popolo insieme a voi. È meraviglioso e tutto grazie al nostro segretario nazionale, senatore Manuel Vespoli, che nel 2015, quando la Lega allo 0,7% aveva assolutamente zero prospettive in una regione chiamata ancora rossa, in brevissimo tempo, grazie alla persona che tra poco oltretutto salirà su questo palco e ci onorerà della sua presenza, la Lega oggi ha la possibilità di contendere una città come Siena. Vi chiedo a nome di tutti l'ultimo impegno in queste ultime ore affinché avviciniate tutti gli amici, tutti i parenti, tutti i conoscenti, tutti gli indecisi, tutti coloro che non andrebbero a votare. Forza, 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 un saluto. Bene, adesso un saluto dalla regione, io lo dico sempre, quando ero consigliere regionale noi abbiamo la fortuna di vivere in una delle più belle regioni del mondo, amministrate in modo mediocre. Vediamo, tra un anno e mezzo, di cambiare il destino di questa regione. Oggi pensiamo a Siena, un saluto dalla regione, dal consigliere regionale Marco Casucci. Buongiorno a tutti Siena, noi siamo e rimaniamo il cambiamento in questo paese, l'abbiamo dimostrato andando subito al governo con provvedimenti immediati, questo sarà fatto anche a Siena. Siamo stati chiari e incisivi, abbiamo cominciato a chiudere i porti, a far ritornare questo paese a una dignità che prima non aveva e che lo stesso potrà succedere in questa città, perché noi non ci dobbiamo vergognare
una vecchia foto, l'avete vista? Valentina e i piccini si sono uniti con una foto che noi chiamiamo il patto dei soliti noti, oppure scegliere l'avvocato De Rossi. Un applauso per un saluto al suo intervento. Senesi, contro la Leoni, miei concittadini, siamo arrivati alla fine di un lungo percorso in cui ci davano perdenti, in cui ci davano nemmeno al ballottaggio, in cui ci dicevano che questa città non voleva cambiare, che questa città voleva rimanere immota, voleva rimanere ferma sulle macerie della distruzione del PD. Altri falsi profeti hanno incominciato a dirci che c'era il cambiamento e lo rappresentavano loro, quando avevano già un accordo in tasca, un accordo per la spartizione delle poltrone in questa città. Hanno usato tutti gli strumenti che avevano, il poco potere che è rimasto, la diffamazione, gli insulti, il gossip, la morte delle persone, per arrivare a dirci che noi non eravamo degni di governare questa città. Qualunque strumento è stato usato, qualunque illazione assolutamente gratuita è stata fatta nei nostri confronti. Ma noi tutti insieme, come un solo uomo, tutti insieme come leader uniti, tutti insieme come persone ragionevoli, come persone che vogliono bene a questa città, come tutti quelli che hanno detto anche ora, noi vogliamo De Mossi, perché De Mossi comunque rappresenta il cambiamento. Tutte le persone che hanno avuto anche in questi giorni la bontà, l'onore, l'orgoglio di dire noi accettiamo la candidatura di De Mossi, oggi noi siamo qui per fare una cosa storica, siamo qui per voltare pagina, siamo qui per dire a questi signori: l'amministrazione che ha distrutto la città non ha più il diritto di governarla. Ci hanno dato dei razzisti, ci hanno dato dei fascisti, quando le nostre storie personali, le storie di ognuno di noi, le storie di tutte le persone che si sono riunite non solo intorno a questo palco, ma anche intorno alle nostre vite, sono storie di persone che lavorano, sono storie di persone che hanno avuto la dignità del lavoro, non la vergogna soltanto dei posti di potere e delle poltrone. Queste sono di appartenenza del PD, queste persone credono nel cambiamento, loro credono nelle poltrone e nei posti di potere. Non lo possiamo accettare. Non lo possiamo accettare, perché chi ha fallito in democrazia, chi ha fallito nel governo di una città, chi ha dimostrato di essere interessato soltanto a non lavorare e a occupare posti di potere, deve necessariamente andare a casa. Quello che succederà domenica è un evento storico. Io sono solo un testimone. Sono solo una punta di lancia, ma il cambiamento lo potete fare solo voi. Il cambiamento lo può fare solo questa gente onesta, questa gente laboriosa, questi intraprenditori che sono i senesi. Hanno cercato di spegnerci tutte le nostre energie. Ci vogliono far credere che noi non siamo imprenditori. Ci vogliono far credere che l'unica economia possibile sia quella dell'assistenzialismo. Non è così. Questa città ha in sé una mentalità, un orgoglio civico, un orgoglio di Berlino che può risorgere facilmente, ma per fare questo bisogna essere tutti insieme, una squadra di governo unita e coesa che sia disponibile al cambiamento. Noi lo siamo e i nostri elettori pure. È stato detto che verranno spostati voti da una coalizione ad un'altra, tra le quali si sono tirati qualunque cosa, mattoni, sassi, offese. Parlavano, il sindaco Uscenti ha parlato di forze oscure quando parlava della lista che non voglio nemmeno nominare per rispetto vostro.
Oggi hanno deciso di fare il governo insieme. No, è sbagliato, hanno deciso di fare un'altra cosa. Hanno deciso di fare l'opposizione insieme, perché il governo lo facciamo noi e lo facciamo fino in fondo. 5 anni più 5, perché amministrare bene significa una cosa sola: cambiare, portare posti di lavoro, tutelare i lavoratori. I lavoratori della Whirlpool, i lavoratori di Bassiniti, i lavoratori di Fluendo, caro Morelli, comincia a riprendere in banca questi signori. E rispetta le sentenze dei tribunali italiani, rispetta le sentenze. Visto che vuoi fare una banca etica, rispetta le sentenze. E allora, il mondo nuovo, quel mondo nuovo cantato da tanti registi, cantato da Ettore Scola, il mondo nuovo, signori, ad un passo, e ad un passo da noi. Il mondo nuovo siete voi, io sono solo un testimone di questo mondo nuovo. Siete voi, siete i commercianti, siete gli artigiani, siete i contradaioli, siete la gente per bene che per tutti questi anni è stata messa da parte. Questo mondo nuovo si aprirà domenica notte e lunedì mattina. Io ci credo in questo mondo nuovo. Voltiamo pagina, andiamo a prenderlo. Domenica si sceglie o il patto dei soliti noti, che sappiamo benissimo chi sono, o il nuovo. Domenica si vota il nuovo per un futuro diverso. E adesso la parola al nostro ministro degli interni e segretario Matteo Salvini. Andiamo là allora. Grazie, sono onorato di dedicare questa prima giornata d'estate, questo venerdì, il mio terzo venerdì da ministro, a questa splendida terra che è la Toscana, che spero sia sempre meno rossa e sempre più libera, dove il lavoro torni a essere al centro e non le amicizie, le clientele. Mi dicevo che i giornalisti arrivando, ormai il PD non conosce Berlusconi, se non fossero strani sarebbero quasi simpatici. Gentiloni ha detto che i problemi del Monte dei Paschi di Siena sono colpa della Lega. Cosa dici a uno che dice una roba del genere? Cosa fai? No, ma gli dai una pacca sulla spalla, hai bisogno d'aiuto, hai caldo, hai finito il balos, hai bisogno di un caffè. Cioè il Monte dei Paschi di Siena è Siena, è la banca, è il risparmio nel mondo, è sopravvissuto a epidemie, pestilenze, carestie, guerre mondiali, guerre risorgimentali, e non è sopravvissuto al Partito Democratico. Cioè le ha saltate tutte. Pensate, quando sono arrivati Renzi e Padova, il toscanissimo Renzi, l'azione valeva più di 400 euro, 400 euro, oggi ne vale 2. Chi ha governato in questi anni? Chi a Siena ha governato sulla testa dei senesi per farsi gli affari propri e oggi si ripresenta come amministrazione di Siena? Hanno distrutto il calcio, hanno distrutto il basket, stanno distruggendo l'ospedale. A casa, con che faccia certa gente si ripresenta in giro per Siena? Con che faccia? Però sono ministro, ripeto, mi ha giurato venerdì scorso, quindi da 3 settimane. Penso che in Europa e nel mondo abbiano notato che è cambiato governo in Italia. Abbiano notato che è cambiato qualcosa in Italia. E infatti la Merkel telefona. La Merkel alza il telefono e telefona. Fino a qualche mese fa l'Italia arrivava alla fine della lista dopo Malta e Lussemburgo, arrivavano lì, chiamavano tutti, poi l'Italia, sì, ma l'Italia è scontata. L'Italia chi c'è? Come si chiama il Presidente del Consiglio? Renzi, Letta, Gentiloni, Monti, vabbè, ma quelli non chiamiamoli neanche, intanto sono abituati a dire signor sì, signor padrone.
è cambiata la musica, è cambiata l'Italia, torna a essere un paese libero, orgoglioso, con la sua dignità. Questo vuol dire che se c'è nel Mar Mediterraneo la nave di un'associazione tedesca che batte bandiera olandese ma che non è olandese, con un equipaggio straniero e con finanziatori stranieri, in Italia questi signori non ci arrivano con i loro immigrati. In Italia questi signori non ci arrivano. Basta. Anche perché in questi anni sono sbarcati in Italia sul via mare più di 650.000 immigrati. 650.000, la maggioranza assoluta dei quali non è rifugiato politico e non scappa da nessuna guerra, ma la guerra ce la porta in strada a Siena, a Pisa, a Lucca, a Firenze, a Massa, facendo casino. E quindi basta. Sono arrivato al ministero e erano abituati a dire: signor ministro, dove li facciamo sbarcare? Catania, Pozzallo, Ragusa, Lampedusa, la Liguria. No, 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 c'è la Libia, c'è la Tunisia, c'è Malta, c'è la Francia, la Francia. Capito la parte per quelli elegantoni di Macron, sempre in giacca e cravatta, ben educato, che ieri a tempo perso ha detto che chi non accoglie altri carichi di immigrati nei suoi porti è un populista leproso. Fortuna che è educato, perché se non fosse educato mi sa che lo avrebbe detto. E quindi io spero che passi dalle parole ai fatti, perché noi lezioni di buona educazione e di generosità dalla Francia non ne prendiamo, che i prossimi 20 barconi in mezzo al Mediterraneo vadano in direzione Francia e sicuramente troveranno qualcuno pronto ad accogliere, visto che loro sono generosi, anzi li accoglieranno a cambiare champagne, perché sono superiori. Da noi si accontenterebbero di pane e salame e di un bicchiere di rosso, quindi starebbero sicuramente meglio in Francia. Non solo immigrazione, non solo sicurezza. Ieri ho avuto l'onore, l'orgoglio, la gioia di andare in una periferia romana a prendere possesso di una villa sequestrata al clan mafioso dei Casamonica, impegnandomi a restituirla ai cittadini di quel quartiere, radendola al suolo con una bella ruspa, visto che è un abuso edilizio, e trasformandola in un giardino per i bambini del quartiere. Io voglio che le ville dei mafiosi diventino dei giardini, dei parchi giochi per i bambini. La mafia si combatte coi fatti, non con le parole e con le chiacchiere, quindi che hanno arricchito qualcuno ma non gli italiani. Questo voglio semplicemente fare. E poi ci sono tante altre battaglie che stiamo preparando al nostro ministero. Quest'estate cercherò di essere vicino ai sindaci di qualunque colore politico, questo è ovvio. Come ministro dell'interno sono a disposizione di 60 milioni di italiani e dei sindaci di tutti i colori politici. Non faccio distinzione di magliette, di colori e di partiti, perché la sicurezza non ha colori e non ha differenze. Anzi, dirò di più, leggevo in queste ore che c'è qualche sindaco del PD e della sinistra che mi ricopre di insulti, e andrò prima in quei comuni a dimostrare a quei cittadini che il ministro c'è e che il sindaco c'è un po' meno. Vado prima là. Pensavo a un'operazione spiagge sicure per garantire agli italiani che si fanno 3 giorni di vacanza e stare tranquilli sotto l'ombrellone senza 18 rompiscatole che ogni 20 secondi ti vengano a proporre merce di ogni genere, facendo concorrenza ai commercianti italiani che pagano le tasse. Anzi, chiedo al sindaco, siccome sicurezza non sono solo polizia e carabinieri, ma sicurezza sono luci, sono negozi, lavoriamo per ridurre un po' le tasse comunali che hanno massacrato le nostre botteghe, i nostri negozi, la tassa sull'ombra, la tassa sui tavolini, la tassa sui fiori, la tassa sui seggiolini. Anche perché di furbetti che non ne pagano la lira di tasse è piena Siena e piena l'Italia. Per rispetto di tutte le cooperative vere, che sono davvero cooperative, che hanno i lavoratori davvero soci, io chiederò al mio collega dell'economia e delle finanze di andare a far controllare tutte le finte cooperative che non sono cooperative, che sfruttano i lavoratori senza pagare le tasse che dovrebbero pagare. E qua in Toscana c'è l'imbarazzo della scelta.
visto che il governatore della Toscana sostanzialmente ha detto che sono un pericolo pubblico e che non dovrei essere a Pisa stasera e che il problema di Pisa è il ministro dell'interno, non le bande di nordafricani che si prendono a bottigliate per controllare le piazze dello spaccio della droga, no, il problema è il ministro. Sono strani questi del Partito Democratico, dove il problema è la polizia e non sono gli spacciatori nordafricani. Però vabbè, e io vado a Pisa ovviamente col sorriso sulle labbra. Questi giorni sto distribuendo bacioni, perché poi ho una serie di oppositori qualificati, ho letto Balotelli, Giovanotti, Santoro, Gino Strada, ecco tu, vabbè Saviano e la Boldrini non considerati, no però mi ero fermo al trust Balotelli, Giovanotti e Fabrizio Corona, è una bella squadra di voi, pensate che la sinistra è passata da Gramsci e Berlinguer a Balotelli e Fabrizio Corona. Pensate quale difficoltà etico-morale è passare dai quaderni della prigionia di Gramsci, poi a me piace pure Giovanotti, però sulle foto di Fabrizio Corona non ho tanto da commentare e sui calci al pallone di Balotelli men che meno, però vuol dire che siamo dalla parte giusta, a me interessa l'affetto della gente, ieri sono stato a Viterbo, a Terni, a Spoleto c'erano migliaia di persone, non è normale che un venerdì mattina alle 10 a Siena siate così in tanti, vuol dire che veramente c'è voglia di cambiare, grazie mio nei vostri confronti, grazie mio e nostro nei vostri confronti. Stiamo facendo concorrenza alla maturità. In bocca al lupo, dov'è il sindaco? In bocca al lupo perché non so cosa troverai nei cassetti. Ecco, mi piacerebbe che in comune a Siena e per il comune di Siena lavorasse gente che merita. Gli appalti li vincessero le imprese che meritano. Non gli amici degli amici, dei cugini, dei conoscenti, dei cognati, dei raccomandati. Che tornasse a valere il merito, la professionalità, l'onestà, la competenza. Che la giustizia, questo però sarà onere nostro, non onere del sindaco, tornasse a essere giustizia e si rendesse giustizia anche alla famiglia di Davide Rossi e ci fosse verità. Ci fosse verità su quello che è poco chiaro. Vogliamo semplicemente verità, trasparenza. Mi fa piacere perché i primi approcci che ebbi a Siena in passato vedevano pochissima gente che poi però girato l'angolo mi veniva a parlare e diceva, sai vincere, però sai lavoro qua, lavoro al Monte Paschi, lavoro per il comune, ho l'appalto lì, non posso farmi vedere, che sennò questi mi lasciano a casa. Questa è mafia. Ricattare uomini e donne portandovi via la libertà di pensiero, costringendo alla paura. Ma vi vedete, siamo a Siena, nel 2018. Questa piazza e queste finestre però vogliono dire che non c'è più la paura. È caduto non il muro di Berlino, ma il muro di Siena, il muro della paura. Vi auguro una domenica di libertà, di orgoglio, di dignità senese. Il mondo vi conosce, dimostrate al mondo che Siena è una città libera, è tornato un libero comune, il comune del Palio, il comune delle contrade, ecco mi piacerebbe quest'anno, io ho 45 anni, non sono mai venuto al Palio, spero di vedere il mio primo Palio quest'anno, mettiamola così. Sempre se Gentiloni non si offende, perché dice che sono troppo in giro e faccio troppe cose su Facebook. Ovviamente Gentiloni non sa che nel 2018 ci sono i telefoni, c'è WhatsApp, c'è la rete, per fare un post su Facebook ti bastano 20 secondi e io sono collegato col mio ministero, con i miei uomini, con la Polizia di Stato, con le ambasciate, con i vigili del fuoco
tutto il giorno e tutta la notte col telefono sempre acceso, possono essere le 2 di notte, le 7 della mattina, stamattina presto presto con la Libia, con Malta e con la Tunisia, però nessuno mi potrà mai togliere la gioia e la passione di fare il ministro in ufficio ma anche in mezzo agli italiani, il ministro nelle piazze, nelle strade, nelle scuole, negli ospedali, nelle stazioni ferroviarie. Non gli imbalsamati di sinistra legati alla poltrona, gli seduti, in poltrona. Secondo me poi, visto quello che hanno prodotto i 6 anni, stavano tutto il giorno in ufficio, ma dormivano in ufficio. Perché cosa hanno fatto per anni in ufficio? Bisogna stare in ufficio, capito? Ma se stai in ufficio a fare il pisolino, non è che ti pagano per fare il pisolino. Noi senza essere dei geni siamo lì da 3 settimane, però qualche segnale concreto l'abbiamo dato. Sono felice dell'armonia con cui stiamo lavorando con i 5 Stelle, che non conoscevo ma rispetto come persone serie. Sto incontrando delle persone serie, preparate, che hanno voglia di rispettare un programma che abbiamo messo giù insieme. Quello che è giusto è giusto. Non stiamo facendo nulla da soli. Qualunque cosa uno faccia lo fa con un gruppo. Il sindaco non sarà il sindaco. Il sindaco avrà una squadra, perché da soli non si va da nessuna parte, anzi da soli 2018 anni fa gli hanno fatto fare una brutta fine, quindi è meglio lavorare di squadra, una battaglia che vorrò combattere senza tregua, e lo dico non da ministro ma da papà, è la battaglia contro le nuove droghe che stanno stroncando i ragazzini fin dai 12, dai 13 anni davanti alle scuole. E in autunno vorrò che la Polizia di Stato e i Carabinieri siano davanti alle scuole, perché i venditori di droga e i nostri figli devono finire in galera dal primo all'ultimo. E il problema è che poi devono starci in galera, perché il problema dell'Italia è che ci entri in galera e ci esci con una rapidità estrema, e qua bisognerà lavorare con il collega Ministro della Giustizia, perché non basta entrare in galera, dovresti anche rimanerci per qualche tempo in galera. E se sei un delinquente, uno spacciatore straniero, mi piacerebbe che tu tornassi al tuo paese in galera, così non ti dobbiamo neanche mantenere pagando 200. Sono tante le cose da fare. Ho preso come impegno morale, lo voglio portare fino in fondo, fosse l'ultima cosa che vado a fare, smontare pezzo per pezzo la legge Fornero per restituire il diritto alla vita, al lavoro, all'esistenza, alla pensione, ai giovani e ai meno giovani. Sì, sono lì da 3 settimane, mi sembrano passati 3 anni, sono invecchiato, dimagrito, peli bianchi nella barba, sono felice, sono orgoglioso, siate sicuri di una cosa, sbaglierò durante la mia attività da ministro, sbaglierò più di una volta e vi prego di perdonarmi quando commetterò degli errori. D'altronde chi fa sbaglia, solo chi non fa una mazza non sbaglia, tranne quelli del PD che non facevano niente ma riuscivano a sbagliare lo stesso. Quindi dipende dalle tante specie umane. Quindi sbaglierò sicuramente, se sbaglierò lo farò in buona fede, e ho solo una bussola, ho solo una stella polare, non gli amici, le simpatie. Quello che abbiamo scritto sui manifesti per me non era campagna elettorale per prendere 2 voti, è qualcosa che sento dentro. Ed è il complimento migliore che mi stanno facendo le persone che sto incontrando in questi primi giorni di attività, che mi dicono, spesso mi dicono, non ho votato Lega, anzi, mi sembrava un po' strano, sembrava uno sì che parla bene, però poi alla fine vediamo se riesce a fare qualcosa, e lo sto trovando, non ho votato Lega, però ti ringrazio di una cosa e vediamo che cosa riuscirete a fare, però per intanto ti dico grazie, perché mi hai ridato l'orgoglio di essere un cittadino italiano, l'orgoglio di essere cittadino di un paese libero, sovrano, con una sua dignità. Questo. E attenzione, non parlo solo di immigrazione, A Bruxelles devono capire che è cambiata musica, perché abbiamo già cominciato i primi atti per difendere gli agricoltori italiani che sono stati massacrati per anni, i pescatori italiani, i commercianti italiani, la direttiva Bolkestein, la direttiva sulle banche, i trattati per portarci la carne agli ormoni dal Sud America, il grano OGM canadese e il riso con i fertilizzanti dalla Cambogia. Lo mangiasse Macron, il riso cambogiano con i fertilizzanti, così diventa ancora più elegante.
noi vogliamo riso italiano sano, sano. Questo, quindi l'Italia non è più un paese in vendita, non è più un paese occupato e un po' francese e un po' tedesco. L'Italia torna a essere un paese italiano. Ho parlato anche troppo, vi ringrazio. Oggi lo dicevano Siena, Campi Bisenzio, Massa, Marina di Pietrasanta, stasera a Pisa, domani finalmente con i miei bimbi qualche ora a Milano, però non vedo l'ora che la Toscana torni a essere una terra libera. Il prossimo è Rossi e Regione, il prossimo avviso di sfratto riguarda la Regione Toscana, perché gli ospedali bisogna aprirli, non bisogna chiuderli, le scuole bisogna mantenerle, non bisogna farle cadere a pezzi. Questo è. Vi chiedo due giorni di orgoglio, via per via, contrada per contrada. Fate un applauso a quest'uomo, io l'ho visto un mese fa ed era più giovane e più in carne. Fortuna che la campagna è finita, altrimenti lo portavano via, la grazia. Vi chiedo per questi due giorni di essere vice sindaci e vice ministri, via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere, con una, soprattutto vi chiedo di passare a chi incontrerete in questi due giorni un'idea. Vi chiedo di parlare alla testa e al cuore dei senesi con una cosa che deve essere ben chiara: chi domenica non vota, chi domenica sta a casa, chi domenica va in campagna, chi domenica va al mare, chi domenica va in azienda, perché tanto non cambia niente, perché non so cosa fare, perché sì è vero bisogna cambiare, voterei De Mossi però non ho tempo e quindi tanto lo vota il mio vicino, lo vota il mio cugino. Chi domenica sceglie di non scegliere, chi domenica si arrende ancora prima di combattere, poi per 5 anni taccia per sempre e non si lamenti se a Siena qualcosa non funziona. Avete un'occasione storica per cui tutto il mondo vi sta guardando. Viva Siena, in bocca al lupo al sindaco e grazie per quello che farete. Torno in una città più bella, più libera e più sicura. È l'impegno che vi do. Grazie a tutti. E grazie anche ai politici che stanno passando. Mettiamo un po' di musica dedicata a Renzi, Gentiloni e Piccinini.